Allora, io spero che sappiate un po' tutti cos'è l'epigenetica, ma in... Ah, scusa, la rete... Questo qua, eh? Il punto, non mi ci metto a muovere le dita perché sennò diventa un casino. Allora, vi do giusto qualche informazione sull'epigenetica per chi non fosse proprio addentro alla questione, perché spesso quando parlo anche a dei colleghi medici mi guardano come se fosse una fattucchiera, cioè ma cos'è sta roba qua? Allora, in realtà l'epigenetica, qui vi do questa definizione così poi la mettiamo nel cassetto perché è orribile, a me piace di più un'altra che vi darò avanti, cioè in pratica una branca della genetica che studia le variazioni nell'espressione del DNA che non sono legate ad una mutazione, ma che comunque sono trasmissibili. Quindi non c'è una alterazione della sequenza nucleotidica, cioè una purina che diventa un'altra purina, una pirimidina, no, rimane tutto invariato, la sequenza è uguale. Si tratta di processi biochimici che si appiccicano al DNA, però diventano importantissimi perché vanno a modulare l'espressione del DNA. Quindi si parla di acidilazione, fosforilazione e chi più ne ha ne metta, sia a carico del 2-5% del DNA trascrizionale che del 95%-98% di quello controllore. Perché noi abbiamo scoperto, a dispetto di quello che dicevamo all'inizio, che c'è un 95% di DNA spazzatura, che in realtà funziona come l'ASL, cioè abbiamo più controllori di effettori, no? Quindi è una parte molto importante. In realtà è molto più complessa l'epigenetica perché esce dal nucleo e va anche nella fase trascrittiva e post-trascrizionale, cioè vale a dire che ci sono altri meccanismi, lo splicing ad esempio, piuttosto che gli mRNA, di cui ci sono tantissimi lavori, vedete, questi sono tutti gli mRNA che sono alterati e le patologie corrispondenti, quindi c'è molta letteratura su questa roba qua, addirittura si sa nei pazienti che hanno un diabete tipo 2 che ci sono addirittura 40 tipi di microRNA condivisi sempre alterati, quindi è un dato molto importante. Questi invece sono i microRNA che sono alterati in eccesso e in difetto nel caso di stress ossidativo. Quindi è una tematica, un ambito molto molto studiato. Esiste l'epigenetica? Sì. Non vi faccio vedere la storia delle api che ormai saprete tutti, che mi sembra di fare la Marchesini quando faceva la sessuologa degli api e fiori, però questa è più interessante perché qui si parla comunque di animali, eccoli qua, no? Dei topi. Allora, quello di sinistra non è quello che sta bene, è quello che in realtà epigeneticamente è stato marchiato dalla mamma che ha subito un'alimentazione non specie specifica, cioè non è mai stato introdotto niente che ventilasse. Quindi questo topo è obeso con tutti i rischi cardiovascolari connessi, quello di destra invece è quello sano, ok? L'esempio classico invece umano è quante linee cellulari abbiamo nel nostro corpo, più di 200, ma di fatto per origine dalla stessa cellula, dello zigote. Che cos'è che fa diventare un neurone o una cellula muscolare? Sono i controlli epigenetici locali, quindi pensate all'importanza dell'epigenetica. Ma Holliday poi dimostrò negli anni 80 che è anche trasmissibile. E già, questa cosa qua, lo vedete qua, attualmente si parla di 3, qualcuna è arrivata ad allungare, come si diceva prima, anche alla quinta, sesta generazione. Di fatto che cosa si dimostra? Che chiaramente questa donna che fuma, è stressata, mangia male, eccetera, ha già delle modificazioni epigenetiche proprie, ma anche dei propri ovociti. E quindi quando poi riprodurrà, questi verranno trasferiti al feto, il quale feto è sottoposto alle stesse condizioni ambientali, quindi i suoi gameti, che si formano fra il secondo e il quinto mese di vita intrauterina, verranno a loro volta poi già alterati dall'epigenetica e quindi li trasmetterà ai suoi figli. Allora, questa è la definizione che piace a me. Quindi, che cos'è l'epigenetica? In realtà è un effetto intergenerazionale delle esperienze di vita e delle condizioni socio-economiche e culturali di quella persona. Questa è una definizione che mi piace. Allora, andiamo avanti e diciamo perché c'è l'epigenetica, che funziona l'epigenetica, visto che ci rompe abbastanza le scatole in questo caso. La progenie nasce imparata. Allora, voi immaginate, adesso non so se l'ho tolto, ecco, in pratica cosa fanno? Le linee germinali acquisiscono le informazioni ambientali del soggetto che sarà poi il procreatore e che sono anche a volte negative, comunque di difficoltà, comunque condizioni a cui si dovrà adattare in nascitura. Quindi dovrebbe essere un vantaggio evoluzionistico, perché quello che nascerà poi avrà già le condizioni per poter affrontare questo mondo. Questo è un esempio bellissimo, questo è un crostaceo, quando viene sottoposto a dei predatori forma delle spine, i suoi figli nascono già con quelle spine.
perché gli dà già l'informazione che vivrà in un mondo in cui non sarà facile la sopravvivenza. Allora siamo passati da un predeterminismo genetico, no? Un riduzionismo genetico, forse a uno epigenetico. Allora ha senso parlare di stili di vita, altro che, perché entro certi limiti il meccanismo epigenetico è reversibile. Non sempre, vedami i casi in cui non lo è. Si dice, infatti, in gergo, la genetica scrive a penne, l'epigenetica a matita, ok? Allora, come si fa a dire, e perché diciamo che c'è una reversibilità del fenomeno epigenetico? L'esempio più classico ve lo posso dare con i gemelli, eccoli qua. Queste due sorelle omozigote si sono sottoposte a qualità di vita e di alimentazione differenti, hanno avuto un'aspettanza di vita e sviluppato malattie differenti, quindi vuol dire che è reversibile. Altro che, tanto che questo lavoro, un bellissimo lavoro spagnolo su 80 gemelli omozigoti, in cui si è visto che le segnature epigenetiche aumentano con l'età dei soggetti e con le esperienze di vita diverse, quindi reversibile sì, sempre, purtroppo no. Questo è un caso classico, eccolo qua, immaginate anche voi che cos'è, è questa roba qua, questa non è reversibile, ma questa è epigenetica, questa mamma non ha mangiato e non aveva niente che metilasse, tipo l'acido folico, ecco, e quindi non c'è stato il controllo epigenetico corretto. Queste sono tutte altre sindromi che voi vedrete probabilmente se ci sono dei pediatri, e queste sono epigenetiche, ma queste non sono reversibili. Quindi attenzione, perché dipende dalla finestra in cui questi fenomeni si manifestano. Ora, che cosa vediamo? Questo è un altro aspetto, la vitamina D, alcune forme di rachitismo alla nascita, queste non sono cose reversibili e questa è una carenza vitaminica. Allora, da queste immagini si capisce che esistono delle finestre di forte vulnerabilità, in questo caso che si riferisce all'ambito feto-embrionale. E allora diciamo una cosa, che sulla base di queste conoscenze è nato poi, siamo alla fine del 1900, in realtà i lavori di Berker iniziano nel 1980, in cui questo uomo qua individuò quello che fu la Berker ipotesi o fetal programming, in cui disse, attenzione, che durante la gravidanza avviene la programmazione fetale. Cosa vuol dire? Che non è solo un problema della salute con cui il bambino nascerà, ma è un'ipoteca della salute futura dell'adulto, quindi potrebbe manifestare delle malattie che si sono bene o male andate a palesare durante il periodo della gravidanza, ok? E infatti da qui poi lui è partito fondamentalmente con i primi studi, no? Bambini UGR che sviluppavano coronaropatie. In realtà poi questa tematica, che è stata poi, vedete, confermata con lavori con la misurazione antropometrica su bambino e UGR eccetera, che basso peso alla nascita in tutto il mondo sono state confermate, ma di fatto che cosa si è scoperto? Che non si trattava solo di coronaropatia, si trattava di tutta questa patologia che riguarda la sindrome metabolica, ok? Si parla infatti molto spesso di programmi nutrizionali, dando molto risalto all'aspetto nutrizionale, che se poi vediamo che non è l'unico. E in realtà poi la questione si è allargata non solo alla overnutrition, cioè al basso peso alla nascita da iponutrizione materna, che è quella che avevano sperimentato durante le guerre mondiali, durante le carestie, ma si parla adesso invece anche di overnutrition, cioè di eccesso di nutrizione. Qui abbiamo uno schema che non sto a commentare, comunque diciamo che ci sono dei punti, dei vulnus, dove da un punto di vista epigenetico si modifica il nostro metabolismo, creando poi le condizioni per le malattie future. Ma quali sono i tessuti e sistemi che hanno e subiscono una programmazione fetale? Tutti, perché se li leggete sono tutti. E qui ci sono anche le referenze bibliografiche, se andate a recuperarvi questo bellissimo lavoro di Berker, ok? Allora, qualcuno ha aggiunto anche una ciliegina, che è Gluckman, che ha detto, attenzione, ma perché poi si manifestano al quarto, quinto anno di decade di vita? Per varie ragioni. Una è questa, cioè la mancanza e il calo della plasticità che avviene con l'aumentare dell'età. L'altro è il fenomeno del secondo colpo, che poi si rivedrà anche in oncologia. Cioè, io nasco con delle predisposizioni, però se poi insistono delle situazioni sfavorevoli, ecco che allora si palesa anche la situazione di partenza. Dalla idea di questa fetal programming, in realtà si è poi sviluppato la consapevolezza che esistevano altre finestre di vulnerabilità molto più ampie, per i mille giorni, e poi per il maschietto l'età prepubere e per la bambina l'adolescenza.
perché ci sono dei punti di scatto poi della, dello sviluppo gametico. E si è allargato il concetto quindi, e non è stato più, diciamo, non si è parlato più di fetal programmi, ma di developmental programmi, cioè di sviluppo e programmazione, vedete qua, c'è qua sotto, della salute e della malattia di un individuo. E quindi si parla di primo periodo post-natale che si aggiunge in pratica alla, eccolo qua, al periodo della gravidanza. Poi noi abbiamo ormai la conoscenza che i primi 1000 giorni vogliono dire tutta sta roba qua, cioè anche il microbiota intestinale. Quindi guarda caso coincidono tutti gli aspetti di, importanti per l'evoluzione. Qui vi ho inserito un po' tutto il minestrone, perché di fatto oggi non si parla solo di obesità e di, di sindrome metabolica per il bambino che nasce in queste condizioni di over o hypernutrition materna, ma si parla di tutte queste pandemie della società occidentale, giusto? E non solo, guardate un po' la mamma e il papà, perché la consapevolezza attuale è che il papà c'entri tanto quanto in alcuni aspetti di più della mamma. Allora, quello che vi ho segnato in bianco è questo, vedete, e ne riparleremo, di stress parentale, cioè della mamma e del papà, e di fertilizzazione in vitro, che oggi è una tematica abbastanza importante. Questi sono i regolatori epigenetici, non li stiamo a commentare, li conoscerete, però facciamo un commento solo, molti di questi non sono modificabili, ma tanti sì, e su questo dovremo lavorare. Sicuramente l'alimentazione è uno degli aspetti, l'alimentazione materna, più conosciuti e dibattuti, ma non deve essere l'unico naturalmente. E su questo esiste già una bella letteratura, ignorata dalla maggior parte del mondo medico, però purtroppo c'è, e va bene, ce la leggiamo noi, ce la cantiamo. Quindi macronutrienti, micronutrienti, sostanze bioattive ed altro. Vi invito tra l'altro poi a prendere questi riferimenti bibliografici che io vi faccio scorrere in maniera veloce per dire quanto influiscono e come, vedete, qui ci sono anche spiegati i vari interferenti epigenetici, eccoli qua, di quello che accade mangiando o non mangiando questi macronutrienti, questi micronutrienti. Qui abbiamo i cosiddette sostanze bioattive. Qui invece mi soffermo, questo è il latte, pensate che anche nel latte sono stati individuati meccanismi epigenetici delle sostanze che lo compongono, quindi è veramente interessante. Ancora più interessante questo è il microRNA del latte, che non ci sono evidentemente nelle formule, ma cosa servono? A rendere per impermeabile e maturo l'intestino del bambino, quindi pensate che ruolo abbia l'allattamento, no? Eccolo qua, facciamo alcune considerazioni. Siamo partiti quindi dalla consapevolezza e conoscenza di una iponutrizione, guardate nel primo trimestre cosa causa, nel futuro della prole, qui nel secondo, qui nel terzo trimestre, però in realtà appunto come vi dicevo prima c'è un ragionamento non solo di iponutrizione ma anche di overnutrition sia prenatale che postnatale. Il meccanismo, questo è un bellissimo lavoro perché va a scandire tutte le modificazioni epigenetiche di tutti gli organi ed apparati, come avvengono in gravidanza. Questo è un interessante lavoro sulle modificazioni del sistema nervoso centrale e periferico e qui arriviamo al famoso mitocondrio ancora. Cioè avvengono tante modificazioni epigenetiche a carico di tante cose e qui specificatamente vedete maternal overnutrition, diabete, obesità, causa delle modificazioni del DNA mitocondriale, che ormai vi abbiamo abbastanza sgioffato su questa roba qua, quindi non sto a raccontarvi cosa succede qua con le modificazioni che gli hanno già spiegato, però questo lavoro è molto interessante. Quello che si è visto è che queste pazienti poi entrano anomalie della placenta con importanti modificazioni epigenetiche, con manifestazioni che avvengono a carico diciamo di una cattiva gestione della placenta con infiammazione e stress placentare. Abbiamo attivazione e iperproduzione di NFKB che attiva 400 geni regolandoli, geni infiammatori, e questa cosa qua poi crea delle modificazioni epigenetiche a livello delle cellule infiammatorie. Poi, se e quando parlo di undernutrition, scusate, spesso può esserci il sorrisino, nel senso di dire, ma noi viviamo in una società occidentale dove comunque il problema della undernutrition non c'è. In realtà c'è ed è una moda molto americana che però colpisce il 5% delle donne gravide, quindi sappiatelo perché sta aumentando questa roba qua, che è pregressia. Cioè cosa vuol dire?
belle come se non fossi incinta, si condizionano diete da 800 calorie. Quindi è una percentuale in continuo aumento, sempre perché l'immagine è quella che estetica che diamo, quella del mago, quindi la gravidanza interferisce con le performance fisiche, ok? Quindi è un problema, ma l'altro problema grosso che abbiamo è la disnutrizione. E allora vi faccio vedere un bellissimo lavoro, tra l'altro tutto italiano, dove hanno cercato di valutare la quantità, vedete, dei livelli assunti di ferro, iodio, calcio, eccetera, in gravidanza, e questi sono invece i livelli che sono consigliati dall'IRA, no? Dall'ARN, scusate. Guardate la differenza, ferro siamo un terzo circa, vitamina D non parliamone, e vi lascio commentare la foto. Quindi quando noi parliamo di cattiva nutrizione o disnutrizione, parliamo di questa roba qua, ed è una cosa assolutamente frequentissima. Poi si parla di qualità dell'alimentazione in questo senso. Io ve l'ho portata perché, allora, abbiamo visto in generale che la quantità alimentare è un problema, no? A livello di gravidanza, ma qui si parla di bevande contenenti zucchero. Tutti penserete già a questo fenomeno, si va a bere la Coca-Cola e la Fanta in gravidanza, tanto per non fare dei nomi commerciali. Sapete a cosa si fa riferimento? Al succo di frutta. E già, perché nella percezione dei nostri pazienti, quando ti raccontano di come mangiano bene, ci sono le due fette biscottate al mattino col velo di marmellata e poi magari il succo di frutta finto. Beh, ma è un problema, perché guardate che cosa determina, vabbè, non lo vedrete più ai bambini, comunque un aumento del BMI e dell'obesità, eccetera. Vabbè, questo è un altro problema, perché si è visto anche una correlazione con atopia e asma atopico, con il consumo durante la gravidanza di zucchero. Quindi il bambino manco lo vede lo zucchero, però il problema comunque ce l'ha lo stesso lui. Poi voglio farvi una riflessione. Allora, si calcola che circa un quarto delle donne con autismo presenta degli strani anticorpi anticervello fetale, che sono presenti in una percentuale intorno all'1%, si calcola circa, nelle donne che non hanno un bambino autistico, quindi non è esclusivo, ma quasi. Guardate un po' cosa succede alle donne che presentano diabete gestazionale tipo 2, c'è un triplice aumento di questi anticorpi anticervello fetale. Questo è un lavoro in realtà della Krakowia, che è una donna molto giovane, una dottoranda abbastanza giovane, che ha ripetuto esami fatti da altri, non è l'unico esame questo, cioè ce ne sono altri lavori di questo, con questa tematica. E allora cosa dice? Ma forse sarebbe bene cominciare a fare prevenzione nelle donne, perché quando già le hai acquisite che sono incinte o obese, il problema c'è già. O sono diabetiche perché sono obese, perché mangiano male, ma il problema ce l'hanno già. E stai chiudendo la famosa porta della stalla, poi sono già scappati, no? Tra l'altro, che cosa hanno dimostrato in questo bellissimo lavoro? Che l'iperglicemia va a interferire sulla neurogenesi neurocorticale, creando una maggiore incidenza di disturbi neuropsichiatrici a lungo termine. Pensate un po', che disastro. Io ho fatto un viaggio che ne faccio un all'anno, la metà delle donne che ho visto con i bambini piccoli era obesa, e mi sono detta auguri alle generazioni future. Però è così, Allora, poi c'è tutto l'aspetto disregolatorio della segnalazione del senso di sazietà, del gusto verso i cibi ipercalorici, eccetera, che si determina quando in gravidanza viene assunto fast food. Tanto che un po' più avanti di noi altri in Italia, questa è l'associazione pediatrica di Rio de Janeiro, anni fa ha cominciato a fare questa campagna. Perché? Perché è uno stato in lenta crescita economica, dove il junk food sta diventando una specie di una sorta di battezzarsi verso la società occidentale. Quindi è diventato che loro hanno tirato un po' i remi in barca, hanno detto attenzione, idem in Cina, perché hanno tra l'altro un'incidenza loro di diabete data la loro etnia e la loro caratteristica che è molto molto alta. Eccolo qua, vedete, le donne in gravidanza che mangiano fast food mettono a rischio di malattie cardiache e diabete per 3 generazioni e probabilmente di più. E il papà c'entra qualcosa, mi spiace dirvelo, sì, moltissimo. Tanto che la stessa società, vedete qua, pediatrica di Rio de Janeiro, cosa dice? Può essere considerato un problema di salute pubblica. Direi che proprio non ci scappate manco voi, insomma, né? Perché? Adesso lo vediamo. Perché non solo ci sono modificazioni epigenetiche, la cosa interessante si è visto che da voi dipende anche la qualità della placenta, uguale come per la mamma. Poi vabbè, ci sono gli effetti a lungo termine, evidentemente. Quello che
che però dovrebbe animarci è la reversibilità. Questo è un lavoro in realtà bovino, cioè su modelli animali. Però cosa hanno dimostrato? Non solo appunto questi regolatori placentari di sviluppo del feto quando il papà è obeso, ma quello che hanno dimostrato di interessante è questo: alcune settimane di esercizio e di dieta restituivano regolarità di sviluppo placentare. Cioè, ma stiamo parlando di ci vogliamo sforzare un attimino di dare questi tipi di informazione. Qualcuno dice, guardate, il papà c'entra anche di più, perché avete un modo di sviluppare la spermatogenesi che è peggiorativo rispetto all'influenza che può avere l'ambiente rispetto a quello che è l'ovogenesi. Cioè, cosa vuol dire? Che avviene attraverso fasi meiosiche che hanno una maggiore vulnerabilità. Quindi attenzione, perché poi i recenti lavori, quello di cui parlavamo prima, in realtà hanno posto l'accento sull'età paterna e proprio queste malattie, vedete, autismo, depressione, schizofrenia, epilessia e cancro nei bambini, con un'incidenza maggiore di relazione fra età paterna avanzata e questo tipo di patologia nel bambino. E poi uno dice il fumo. E cosa c'entra il papà se fuma? Il fumo c'entrerà la mamma perché ce l'ha nel grembo il bambino. Non è assolutamente vero. Guardate come si correla. Questo è un lavoro bellissimo dove addirittura si fa una correlazione logaritmica fra età in cui il papà ha iniziato a fumare, vedete addirittura qua si parla di 11 anni, quantità di sigaretta e la problematica legata al fumo, al grasso, deficit cognitivi e tumore. Quindi uguale papà con la mamma. Questa ve l'ho portata perché sono immagini in 3D di un bambino mentre la mamma fuma. E uno dirà, vabbè, ma quante mamme fumano? 1 su 10 in gravidanza. Ok? E perché è interessante questo lavoro? Perché con questo tipo di imaging, vedete, stanno cercando di studiare il ritardo dello sviluppo neurologico nei bambini le cui mamme fumano e quelli che soffrono di stress e depressione in gravidanza. E quindi sono lavori veramente molto molto interessanti, ok? Anche l'alcol, la sindrome feto-alcolica viene esattamente che beva la mamma o che beva il papà, il bambino, sto dicendo. Sì, va bene. Allora, cosa importante, guardate qua lo stress paterno, Ci sono delle vescicole nell'epididimo che vengono poi rilasciate nello sperma, che vanno a finire quindi poi nel corpo materno, vedete, con dentro dei microRNA caratteristici e patologici quando c'è lo stress paterno. Allora, cosa possiamo dire? Non andiamo a lavorare, ci mettiamo a fare la New Age, fumiamo delle canne, anzi non si può, quindi stiamo a casa tranquilli, cominciamo a gestire lo stress. Perché non è possibile schivarlo, ma si può cominciare a gestire. Poi come? Attività fisica, uno si faccia le meditazioni, lo yoga, qualsiasi cosa, però questa roba qua va gestita. No, perché è una domanda che ogni tanto mi sento fare quando faccio questi incontri, allora mi sento dire alle mamme, allora sto a casa io quando rimango incinta, no? Non è che la gazzella dice al leone, scusa, sono incinta, ah no, mortis, no, no, non mi seguire, no, Imparalo a gestire lo stress, perché è una cosa che va fatta, ma non solo per il bambino. Ecco l'altro problema, oggi noi abbiamo tantissime gravidanze che derivano dalle fecondazioni assistite. Si è visto un aumento, questo è un lavoro giapponese, di 10 volte l'incidenza di eventi e di malattie epigenetiche. E spesso questo si ascrive alla qualità del seme paterno, quindi molto importante. Ma del resto, cosa potremmo aspettarci? Scusate. Allora, nel 1999 l'Organizzazione Mondiale dicevano che questo era uno spermiogramma normale. A 10 anni di distanza hanno dovuto tirare le somme, perché sennò voi altri maschietti eravate tutti sterili secondo i vecchi parametri. Guardate un po', prima dicevamo, le morfologie devono essere normali sopra il 30%, benissimo, adesso accontentiamoci, cazzo mi dai 4 spermatozoi normali, per favore, perché sennò non riesco neanche a fare la fecondazione. È così, eccolo qua. Quindi, ma non in 200 anni che uno dice, vabbè, sai, forse sono passate le cose. No, no, in un bel tempo breve. E l'ambiente, questo ve l'ha già fatto vedere tra l'altro Giorgio, il body balance, cioè il carico corporeo di tutta questa roba qua. Regalo di nostra madre, no, purtroppo anche il padre. E il 22% oggi si calcola dei lavoratori maschi italiani lavora in condizioni di pericolose e possibili potenziali inquinamenti. Quindi è 1 su 4. Allora, oggi si parla più
diciamo assennatamente di esposoma, è un concetto di Wild del 2005, perché si sommano, vedete, l'esposizione ambientale a quelli che sono gli inquinanti endogeni. Ma guardate un po' questi lavori, media di 200-400 sostanze nel cordone ombelicale di ciascuna donna, 700 sostanze diverse che sono state isolate in vari studi, comunque il 100% delle donne risulta sempre essere inquinata. Ora, quanto dipende da dove viviamo? Questo è un bel lavoro italiano per Previene, 2008, in cui hanno testato questa roba qua a seconda della zona dove si abitava, no? Quindi nelle donne che abitavano a Roma, città grande, città piccola e Ferrara, oppure piuttosto nel Basso Lazio, cioè zona agricola. Ecco, stavano meglio le donne della zona agricola, anche se però devo dire che poi vedremo dei dati che sono abbastanza interessanti. Quindi questa è la situazione nostra. Allora non ci stupiamo più di questa roba qua. Questi sono i dati dell'ATM, Agenzia di Tutela della Salute. 3 persone al giorno nella pianura padana fondamentalmente muoiono a causa dell'inquinamento. Ma questo è un lavoro molto bello del 2009, dove hanno trovato che ogni americano, dove hanno trovato che ogni neonato è inquinato, non ce n'è uno che scappi. E quello che però mi premeva portare, il motivo per cui mi premeva portare questo lavoro, è perché si parla di fonte di inquinamento, alimentazione, quindi prevalente, anche se poi vedremo che non è l'unica. Noi ci preoccupiamo di queste cose qua, che sono comunque scritte nel primo gruppo della IARC come cancerogene, a parte del tiomercurio che è neurotossico. Queste sono tutte le patologie che sono state correlate ad inquinanti da pesticidi in gravidanza, quindi dall'autismo, deficit di QI, malattia respiratoria, polipatia, leucemia, patologia cardiologica, tumore, diabete e obesità. Ne abbiamo per tutti. Lavoro bellissimo che se fate, vi occupate di questa roba qua dovete recuperarlo. Non solo è interessante perché vedete che sono poi classificati in base a gruppi, no? Di appartenenza alle sostanze chimiche, e qui ci sono invece gli effetti tossici sui vari organi e apparati. Quello che vi voglio far vedere è questa banda azzurra, vedete? Non determinato, che è una delle più grosse tematiche che oggi si discute a livello sia di Istituto Superiore di Sanità che a livello mondiale, dell'EFSA anche, no? Perché noi di questa roba qua non sappiamo più, però. Quindi è un grosso problema. Sempre in quel lavoro, ve lo faccio vedere velocemente, ci sono tutte le correlazioni fra tumori e vari pesticidi singoli, dimostrate con i vari lavori relativi. Però mi soffermo su questo, perché non tanto per parlarvi di leucemia linfoblastica acuta, ma residential proximity. E questa è una cosa che vedremo abbastanza nelle diapositive successive, vabbè, qui si parla di DDT, cioè il problema poi della permanenza di alcune sostanze che hanno purtroppo una vita infinita. Qui andiamo a parlare dei rischi dei difetti di tubo neurale ed esposizione a sostanze inquinanti. Questo è ancora più interessante, perché ancora una volta si parla di residential proximity, e questo è un lavoro spettacolare. 1100 donne che sono state seguite per diversi anni, e che cosa hanno visto? Hanno cercato una correlazione con autismo e quoziente intellettivo, e purtroppo l'hanno trovata rispetto all'esposizione, quindi a dove vivono, e questo è un grosso problema. Questo è altro lavoro interessante, organofosfati nelle urine e tipi di malattie neurologiche che si sviluppano nel bambino. Quindi non sono cose che non si sanno, quindi invece passiamo al criptorchidismo che ci piace di più. Questo è un lavoro fatto su donne che in realtà erano esposte per motivi lavorativi, lavoravano in serra, avevano le protezioni eccetera, però sono state utilizzate come campionamento per dire ma c'è una relazione fra l'alterazione dello sviluppo dell'apparato genitale e l'esposizione alle esposte? Sì. E ce lo dice anche questo lavoro, dove addirittura sono andati a correlare il criptorchidismo con i livelli di organo clorurati nel latte materno, e c'è una correlazione positiva, per cui noi, come dice l'IRCC, noi facciamo nascere bambini inquinati e continuiamo anche a dargli degli inquinanti attraverso il latte. Però adesso subentra un problema: tutti noi che ci occupiamo di nutrizione cosa consigliamo? Cibo sano, frutta e viandare. Questo è un bellissimo lavoro, perché andiamo a vedere sulle urine quali sono le emissioni di cloro, pirifos viene utilizzato per la frutta fondamentalmente. Ecco,
vedete che più aumentava il consumo di frutta, che è quello che noi vorremmo, no, nei nostri bambini, e più aumentava l'esposizione a clopirifos, perfetto, quindi direi abbastanza inquietante. Qua abbiamo invece dei lavori che hanno fatto, vedete, sui piselli, dove hanno trovato che nella coltivazione, sta roba qua, ci sono addirittura 19 pesticidi, non sempre contemporaneamente, ma comunque in elevata percentuale. Qui abbiamo 38, qui 80 diversi pesticidi, non sempre presenti tutti contemporaneamente, ma sono colture intensive che costituiscono un problema. Eccolo qua, Menaca. Un piccolo inciso, cioè anche questa cosa qua poi determina un problema di sviluppo dell'apparato genitale femminile, non solo maschile, e l'aspetto della nascita, cioè dell'insorgenza del menarca, menopausi, endometriosi. Allora, il fondatore dell'Associazione Italiana Endometriosi ha fatto diversi studi trovando che l'endometriosi è presente già nei feti umani, prima della nascita. Poi, anche qua c'è il concetto del secondo colpo, probabilmente ci sono altre condizioni che poi fanno sì che l'endometriosi si slatentizzi. Qui abbiamo una questione che è saltata fuori qualche anno fa, non so se ve la ricordate. C'erano delle bambinette nelle zone della Bassa Marca che avevano il menarca intorno ai 6-8 anni, cioè tutte si sviluppavano, ogni anno in quella stagione partiva il menarca, ma le bambinette piccolissime. Hanno fatto una stratificazione, che cosa hanno trovato? Che era dove vivevano il problema, cioè in quel periodo venivano fatti trattamenti ai campi, quindi c'è un corrispettivo con l'insorgenza del menarca, ma c'è anche un corrispettivo fra questi inquinanti e la prematurità. Calcolate che un bambino su 10 nasce prematuro, ma voi siete pediatri, sapete che destino hanno i prematuri, e non si parla di rischio lì per lì della enterite necrotizzante piuttosto che della emorragia cerebrale. Stiamo ipotecando il futuro di questi bambini, e quindi si è avuto un aumento del 35%, del 30%, scusate, negli 35 anni. Correlazione con gli organi clorofosfati e UGL, cioè basso peso alla nascita e prematurità. Quindi su questa roba qua c'è tantissimo, il clordecone ad esempio, che è stato utilizzato a Guadalupe. Qui hanno correlato la quantità nei tessuti materni e nei tessuti fetali, e c'è una correlazione, cioè noi passiamo tutti ai nostri figli. Quindi questo è un grossissimo problema. In realtà c'è una questione peggiorativa, cioè non solo la placenta non costituisce un ostacolo, ma addirittura si comporta da spugna, per alcune sostanze va ad accumulare maggiormente certi inquinanti. E già, eccoli qua, i pesticidi preferiscono la placenta, tutti, si è visto un accumulo ad esempio di metilmercurio, e questo vede anche di alcuni organi colorati, in concentrazioni maggiori nei tessuti fetali. Quindi non abbiamo neanche un'idea esattamente di cosa, a cosa esponiamo i nostri bambini. Ma qual è il problema? La placenta è considerata il punto di organizzazione epigenetico. Lo dico io, no, lo dicono tanti lavori. Eccolo qua, la placenta è il punto di partenza delle malattie croniche, e anche qua, placenta e Human Development Programming. Quindi c'è molto lavoro su queste cose qua, eh. Allora, ecco perché Burgio sta raccogliendo le placente della zona Tamburini, che è un quartiere più inquinato di Taranto, perché sta cercando di capire, lui assieme alla sua equipe, cosa sta succedendo in quella zona lì. Abbiamo un pensiero positivo, il bio, tanto discusso, qualcuno dice ma no, eccetera, non serve a niente. Questo è un lavoro che dimostra una diminuzione della preeclampsia in chi utilizza bio. Questo è una diminuzione della sindrome metabolica in chi utilizza bio. Questo è un lavoro francese molto bello, dove si parla di tumori, 25% di tumori, meno 73% di linfoma non Hodgkin, 21% del tumore del seno. Eppure dice, mi piace perché era in questo articolo, diceva, pensate che stiamo parlando di gente che mangia anche da schifo, biologico, magari la merendina, però comunque sia, c'era lo stesso un vantaggio. E poi, questo è bellissimo, abbastanza recente, vedete 2018, hanno fatto un questionario alle donne che cercavano di rimanere incinta, che si rivolgevano a questi centri per la fertilità. E che cosa si è visto? È bastato in questi soggetti sostituire una sola porzione di vegetali che consumava durante il giorno con una di biologica perché aumentasse il volante dell'80% la gravidanza. Direi che i dati siano abbastanza interessanti, no? Qui si parla di una diminuzione di fosfadia con aumento del consumo di alimenti biologici, e soprattutto le categorie più a rischio sono verdure,
ma soprattutto latte e prodotti lattiocaseari, ancora di più. Questo è un lavoro bellissimo della leva. Loro qui hanno dosato, guardate le colonnine rosse, sapete che sono le concentrazioni nelle urine di papà, mamma, bambino e bambina di glifosato, clorpirifos e come si chiama quello della, anche dei biberoni, la bisfenolo. Ora, hanno dato 15 giorni, lo vedete qua, di una dieta 100% bio. Guardate dove sono andate a finire le colonnine gialle, si sono negativizzati i valori. Siccome il biologico non va bene consumarlo, né? Perché è tutto uguale, non è vero. Però qui vi faccio vedere un rapporto ISPRA, tutto sommato il 61% dei campioni che hanno fatto sugli alimenti sono abbastanza regolari rispetto ai residui pesticidi, non ci sono, insomma, l'1,3 era fuori legge, il problema è questo 34, che sono dentro la legge, hanno parametri nella legge, ma c'è un problema, che nessuno parla mai di multiresiduo, non ne parla neanche l'EFSA, nessuno sa niente di questa roba qua. E poi c'è un altro problema. A parte la coesposizione, che è quello di cui parlavamo, tra l'altro c'è questo bel lavoro che vi porto, in cui si valuta proprio l'interferenza di stress e stato nutrizionale rispetto all'inquinamento, con un ruolo notevolmente peggiorativo. Quindi almeno mangiamo bene, poi forse l'ambiente sarà inquinato, se partiamo a mangiare bene qualcosa abbiamo fatto. L'altro aspetto importante è questo. Bambini e adolescenti, cioè noi facciamo delle leggi che riguardano una persona media che ha un certo peso, ma se parliamo di bambini e adolescenti o di forti consumatori di certi alimenti, su quelli noi non abbiamo un controllo rispetto al tipo di carico corporeo. Ultimo capitolo sul cancro, abbiamo sempre studiato che il cancro è l'effetto di mutazioni stocastiche che si accumulano attraverso le mille replicazioni, eccetera, no? Quindi infatti poi avvengono le persone anziane, noi stiamo aumentando con l'età, no? Con la sopravvivenza, abbiamo delle migliori tecniche sicuramente di diagnosi, ma in realtà questo non spiega perché aumenta nei paesi sviluppati e soprattutto nei giovani del mondo. La genetica non è cambiata. Se calcolate poi, questi non sono dati miei, sono dati mondiali, dell'Organizzazione Mondiale, una persona su due, ma contiamoci qua dentro, svilupperà un tumore, non stiamo parlando di quelli della pelle, perché sarebbe molto di più, una su due uomo e una su tre donna. Ma i dati sono, e nel 2027, se va avanti così da un punto di vista epidemiologico, sarà più normale avere un tumore, perché supereremo un rapporto di 1 a 2. Non è la genetica qua, ma nella maniera più assoluta, tanto più che abbiamo questi dati, ogni anno aumenta l'incidenza di tumori infantili di 1, 1,5, se si calcola i primi 16 anni di vita, il doppio se si parla di primo anno di vita, è evidente che sia un fenomeno trasplacentare, se no che senso avrebbe? Che vuol dire che in 20 anni è del 30% in più, del 60% in più nel primo anno di vita, cioè i dati sono sconvolgenti. Allora, è chiaro che allora le organizzazioni più intelligenti parlano delle origini epigenetiche del tumore e uno dei primi fu un nostro connazionale che poi è andato a dirigere il centro di Lione per i tumori, che ha dimostrato che avevano un'origine, qui era l'estrogeno con i tumori vulvari, però noi siamo messi peggio degli altri paesi, perché guardate qua, stiamo parlando di tumore fra gli 0 e 14 anni, 175 casi di tumore l'anno per milioni, sono 158 in America e 140 in Europa, noi li battiamo tutti, ma abbiamo anche delle ragioni, perché se andiamo a vedere, ecco, bello il dato poi sul primo anno di vita, 3,5, non 2, 3,5, e guardate il dato sui linfomi, sembra che riesca a schiacciare giusto, vabbè, 4,6 contro lo 0,9 europeo. Questi sono dati terribili, ma che si riesce a comprendere quando poi calcoliamo che viviamo e abbiamo delle aree che sono particolarmente a rischio. Anche se questo è un lavoro di Telegraph Science in cui si dice che in 16 anni abbiamo aumentato l'incidenza di tumore dei giovani del 40%. Però mi interessa più che altro il commento che fa, vedete, causato dal fattore obesità, pesticidi, solventi, radiazione, fumo durante e dopo la gravidanza, durante. Ora, almeno potremmo iniziare a fare qualcosa, no? Questo è un lavoro bellissimo, 63 registri del cancro, 130 tipi di cioè 130 elementi per ciascun tipo di cancro osservati in 20 anni. Che cosa ne salta fuori? Eccolo qua.
aumento massimo al primo anno di età, effetto transplacentare transgenerazionale. Questo è un lavoro, voglio dire, del vostro settore, se siete pediatri. E allora mi piace concludere la parte sui tumori così, perché è un lavoro dello IEO, tra l'altro recente, del 2019, no? Perché tutti sempre parlano del tumore come se fosse una sfiga, una fortuna, no? Ce l'hai tu, ma io non ce l'ho. Eccolo qua. In realtà i tumori sono prevedibili, sono provocati dall'ambiente esterno della cellula. Questa scoperta ci insegna che la sfortuna non ha nessun ruolo nella genesi. Dobbiamo fare un po' più di prevenzione. E noi lasciamo i nostri soloni a dire voi siete qua, perché comunque quelli rimarranno sempre. Anche qua si parla di primo e di secondo colpo, addirittura parrebbe che l'epigenetica preceda le traslocazioni genetiche che poi noi vediamo e consideriamo causa di tumore, ma non è così. E lo dimostra il ragionamento sulle leucemie infantili, perché si è visto che un bambino su 100 nasce con queste traslocazioni, ma solo per fortuna e purtroppo, insomma, solo si fa per dire, uno su 12.000 poi svilupperà leucemia, quindi ci vuole un secondo colpo. Vado veloce su questa parte, vi dico solamente i dati sull'autismo, di cui comunque hanno già parlato d'altri, sono veramente drammatici. Questo è l'aumento di incidenza ogni anno che si ha, purtroppo, e ancora una volta ci sono delle aree che purtroppo costituiscono delle specie di laboratorio a cielo aperto di questa roba qua, no? Pensiamo ad esempio anche nelle zone limitrofe a Taranto, perché non è solo Taranto, eh? Però vi voglio far vedere questo. Allora, il 70%, cioè praticamente 3 su 4 bambini con autismo, presenta una acetilazione di 5.000 punti del DNA. Ma chi è che regola l'acetilazione? Il microbiota. Allora, è chiaro che diventa importante l'alimentazione, perché ci arrivi in tante maniere, quindi a non dico normalizzare la situazione dell'autismo, ma a normalizzare alcuni parametri. E qui è molto interessante questo lavoro, naturalmente a modello murino, dove atopi CF hanno proprio somministrato SCF, e questo si è visto che è andato a modificare l'acetilazione e questi fattori di rischio. Questo è un altro bel lavoro che ha dimostrato a livello di autopsia e di imaging anche una neurogenesi disregolata, e qui si parla di lifestyle materno, quindi queste cose qua noi potremmo già farle, e questo rischio si ha anche nelle pazienti che hanno depressione e assumono gli antidepressivi. E eccole qua come una volta le firme epigenetiche nel padre, che sono molto importanti. Questa è un'altra di quelle malattie che ha un'origine probabilmente di tipo epigenetico, sempre partendo dallo sviluppo. Però è bello questo lavoro, perché dice, guardate, hanno seguito 12.000 persone per 30 anni, 25 anni per la precisione, e hanno visto, dal 1990 direi, fino al 2016, hanno visto cosa succedeva a queste 12.000 persone. Che cosa hanno notato? Una donna su due sviluppava questa roba qua, demenza, ictus e Parkinson nel corso della vita, e un uomo su tre. Però faceva anche un'altra osservazione importante: il rischio di ammalarsi si dimezzava con uno stile di vita sano, cioè quelli che avevano uno stile di vita sano non avevano questi rischi. Allora concludiamo, sì, ma ormai è finito, va. Concludiamo con alcune osservazioni. Questo è Perlmutter, credo che lo conosciate tutti perché è un neurologo più che famoso, che dice una cosa importante: salute e benessere sono in gran parte nelle nostre mani e dipendono dalla nostra volontà e dalle nostre scelte di vita. Il 70% dei geni che codificano per la salute e la longevità sono sotto controllo epigenetico, quindi abbiamo una grossa marginalità. Quindi uno stile di vita sano è molto più importante della genetica. E vi concludo con questa frase che mi piace molto: nessuno può tornare indietro e cominciare da capo, ma chiunque può andare avanti e decidere il futuro. Quindi cominciamo a fare veramente prevenzione, almeno arrivando ai colleghi che possiamo, voglio dire, perché si può veramente fare tanto ancora, eh? Ok, buono.